Allora, per il mio progetto io oggi ho scelto questo filato della Icy Arts. Guardate che colori. Ho scelto questi colori dall'azzurro, blu, dal celeste, insomma, questi colori dal blu all'azzurro per il mio lavoro. È morbidissimo e anche luminoso. Allora, questo qui è un gomitolo da 100 grammi ed è 540 metri. Vi dico la composizione che è 20% mohair, 20% lana, 57% acrilico e 3% lurex. Allora, questo filato si chiama Mohair Magic Glitz. Va lavorato, l'etichetta consiglia l'uncinetto o i ferri del numero 3 o 4. Infatti, io oggi lavorerò con l'uncinetto del numero 4. Ok, questo filato io l'ho acquistato dal filo di Arianna, maglia e uncinetto. Poi, sotto il video, nel box informazioni, vi lascerò il link dove potete acquistare questo gomitolo e vi lascerò anche la pagina Facebook del filo di Arianna Maglia e Uncinetto. Ok, allora credo che ho detto tutto e quindi adesso passiamo alla lavorazione dello scialle. Ciao, bacio a tutti. Come dimostrazione io lavorerò questo filato che è più chiaro, non ha niente a che vedere con il filato che uso per fare lo scialle, ok? Allora, iniziamo. Se trovo, ecco qua. Allora, inizio con 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Allora, uso questo filato che è più chiaro perché con il filato dello scialle che è scuro, con la camera non si vede molto bene. Allora, chiudo con una maglia bassissima. Adesso faccio una catenella. Allungo il punto, quindi adesso facciamo dei punti puff. Facciamo, questo è il primo, quindi ho allungato il punto. Entro nell'anello e faccio 1, prendo il filo, 2, 3 e 4 e con il primo che ho allungato sono 5. Adesso chiudo e faccio una catenella. Rientro. E faccio ancora 5 maglie allungate. 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo. Adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle. Filo sull'uncinetto, rientro dentro l'anellino. E faccio ancora 5 maglie allungate. 2, 3, 4, 5. Chiudo così e poi maglia bassa. Una catenella, rientro. 1, 2, 3. Prendo un po' di filo, quindi 3, 4, 5 e chiudo. Adesso giro il lavoro, entro dentro la catenella di separazione con una maglia bassissima, faccio una maglia bassissima, una catenella e allungo il punto. E rifaccio le maglie allungate. Quindi il primo, il punto che abbiamo allungato è 1, 2, 3, 4, 5. Chiudo. Una catenella. Rientro. 1, 2,
3, 4, 5. Chiudo. Allora io faccio 5 maglie allungate perché il punto puff mi piace bello cicciottello. Comunque potete fare anche 4 maglie allungate, ok? Io preferisco farne 5. Allora, dopo che abbiamo fatto le nostre maglie allungate, adesso facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 catenelle. Filo sull'uncinetto, salto le 6 catenelle e vado qui nell'archetto di una catenella dove abbiamo fatto la catenella di separazione. E faccio ancora 5 maglie allungate, 2, 3, 4, 5 e chiudo. Una catenella, filo sull'uncinetto, rientro. Ancora 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo. Adesso giro il lavoro. Entro qui dove abbiamo fatto la catenella di separazione e faccio una maglia bassissima. Allora vado, entro bene, maglia bassissima, una catenella. Allungo il punto e rientro 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo. Facciamo 2 catenelle, 1, 2, rientro. 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo. Adesso facciamo 11 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Filo sull'uncinetto, saltiamo le 9 catenelle, andiamo qui dove abbiamo la catenella di separazione e facciamo le 5 maglie allungate. 1, 2, 3, 4, 5. Due catenelle, rientro 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo. Prendo un po' di filo, sono qua. Ok. Adesso giriamo il lavoro. Entro qui dove abbiamo fatto le catenelle, faccio una maglia bassissima, così, in questa maniera. Una catenella e allungo il punto e faccio 1, 2, 3, 4, 5. E chiudo una catenella, rientro 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo. Adesso dobbiamo fare qui l'aumento, dobbiamo allargare, quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5. 6 catenelle, filo sull'uncinetto e rientro. 1, 2, 3,
4, 5 e chiudo. Una catenella, rientro, 1, 2, 3, 4, 5. Così. Adesso facciamo, qui abbiamo fatto le 11 catenelle, adesso facciamo 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, scusate, 9. Stavo andando avanti, scusatemi. Allora, 9 catenelle. Vado qui e lavoro quello che abbiamo fatto qui, quindi l'aumento. Facciamo 1. 2, 3, 5 e chiudo. Una catenella, rientro, 1, 2, 3, 4, 5. Adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle, rientro, 1, 2, 3, 4, 5. Una catenella, rientro, 1, 2, 3, 4, 5. Questo è quello che abbiamo fatto. Qui abbiamo fatto l'aumento. Adesso ogni volta, ogni due giri, 1 e 2, facciamo l'aumento. Ok? Qui comunque andiamo avanti insieme e vi faccio vedere. Adesso giro il lavoro. Entro con una e faccio una maglia bassissima dentro l'archetto di una catenella. Una catenella e allungo la maglia. Rientro. Quindi ho allungato la maglia 1. 2, 3, 4, 5. Chiudo una catenella, rientro, 1, 2, 3, 4, 5. Adesso qui dobbiamo fare, dove abbiamo le 6 catenelle, dobbiamo fare le 9 catenelle. Quindi stiamo ripetendo questo. Facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi salto le 6 catenelle e vado qui nell'archetto di una catenella e faccio 1, 2, 3, 4. 5 e chiudo una catenella, rientro 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo. Adesso 1, 2, 3 catenelle. Quindi qui dobbiamo chiudere come abbiamo iniziato: 6 catenelle, 9 catenelle, 11 catenelle, 9 catenelle. Quindi adesso ho fatto 3 catenelle e vado a prendere tutte le catenelle che ho fatto. Quindi vado qui in basso dove abbiamo le 6 catenelle, entro con l'uncinetto e prendo tutto, tutte le catenelle. Filo sull'uncinetto, rientro e prendo ancora le catenelle. Filo sull'uncinetto, rientro ancora. Così. Quindi sono entrata 3 volte e chiudo. Quindi chiudo tutte le maglie e poi così con una maglia bassa. Adesso 1, 2, 3 catenelle e facciamo quello che abbiamo fatto qua. Quindi facciamo nell'archetto di una catenella, lavoriamo 1, 2, 3, 4, 5. Una catenella, rientro, 1,
Scusate. 1, 2, 3, 4, 5. Adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salto le 6 catenelle, vado qui nell'archetto di una catenella e ripeto le maglie allungate. 3, 4, 5. Una catenella, rientro. 1, 2, 3, 4, 5. Adesso giro il lavoro, vado qui nell'archetto di una catenella, faccio una maglia bassissima, una catenella e tiro su il punto. Quindi rifaccio le maglie allungate. 1, 2, 3, 4, 5. Una catenella, rientro. 1, 2, 3, 4, 5. Adesso facciamo, qui abbiamo fatto 6 catenelle, 9 catenelle, adesso 11 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, filo sull'uncinetto, saltiamo le 9 catenelle e andiamo qui dentro la catenella di separazione e facciamo 1, 2, 3, 4, 4 e 5 e chiudo. Una catenella, rientro, 1, 2, 3, 4, 5. Qui dove abbiamo fatto le 3 catenelle, abbiamo preso tutte le catenelle con delle maglie allungate, 3 catenelle. Adesso qui chiudiamo, quindi saltiamo questa parte e andiamo qua nel gruppo delle maglie allungate e chiudiamo così. 2, 3, 4, 5. Una catenella, rientro. 1, 2, 3, 4, 5. Così. Adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Salto le catenelle, le 9 catenelle, vado qui nella catenella di separazione. Quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5. Una catenella, rientro. 1, 2, 3, 4, 5. Così. Adesso giro il lavoro, vado qui dentro la catenella di separazione, faccio una maglia bassissima, una catenella e ricomincio. Adesso qua abbiamo lavorato, qui abbiamo fatto l'aumento, ok? Poi abbiamo lavorato due giri, 1, 2. Dopo il secondo giro, adesso rifacciamo l'aumento. Quindi ogni due giri facciamo l'aumento. Quindi lavoriamo. 1, 2, 3 e 4. E la maglia allungata, la prima, sono 5. E chiudo. Una catenella, rientro. 1. 2, 3, 4, 5.
Adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rientro. 1, 2, 3, 4, 5. Una catenella. Rientro. 1, 2, 3, 4, 5. Allora, abbiamo fatto 5 maglie allungate, una catenella di separazione, sono rientrata nell'archetto, anzi qui scusatemi, dovevo fare 2 catenelle, invece ne ho fatta una, comunque non ha importanza. Allora ho fatto una catenella di separazione, 5 maglie allungate, sempre nello stesso archetto. 6 catenelle, rientro nello stesso archetto, 6 maglie allungate, 5 maglie allungate, una catenella, rientro, 5 maglie allungate. Quindi, e questo è l'aumento. Ricordate, ogni in due giri facciamo l'aumento. Qui adesso abbiamo le 11 catenelle. Abbiamo fatto 6 catenelle, 9 catenelle, 11 catenelle. Adesso dobbiamo ripetere 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quindi salto le catenelle, vado qui nell'archetto di una catenella e faccio il punto puff. 2, 3, 4, 5. Una catenella, rientro. 1, 2, 3, 4, 5. Qui dove abbiamo chiuso i due motivi che li abbiamo chiusi così, adesso qui ho fatto 5 maglie allungate, una catenella, 5 maglie allungate e facciamo quello che abbiamo fatto qua. Quindi facciamo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vado qui e faccio 1. Scusate un attimo, ho preso male. Allora, 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo. Una catenella, rientro. 1, 2, 3. 4, 5. Qui adesso abbiamo le 11 catenelle, facciamo 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi salto le catenelle, vado qui e faccio 1, 2, 3, 4, 5. Una catenella, rientro. 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rientro sempre nello stesso archetto e faccio ancora 1, 2, 3, 4, 5. Una catenella, rientro. 1, 2, 3. 4 e 5. Ecco. Adesso dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto qua, quindi dobbiamo prendere tutte le catenelle e fare delle maglie allungate. E poi ripetiamo sempre la lavorazione. Mi raccomando, ogni in due giri aumento. Allora, giro, entro con una maglia bassissima, faccio una maglia bassissima e una catenella, tiro su il punto e faccio 2, 3, 4, 5. Allora, rientro, 1, 2, 3, 4, 5. Qui abbiamo 6 catenelle, facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Salto le catenelle, vado qui nell'archetto dove abbiamo fatto la catenella di separazione, qui, e faccio 1, 2, 3, 4, 5. Chiudo una catenella, rientro 1, 2, 3, 4, 5. Quindi, come dicevo prima, adesso dobbiamo prendere tutte le catenelle. Facciamo 1, 2, 3 catenelle. Filo sull'uncinetto, quindi vado qui dove abbiamo iniziato con 6 catenelle, prendo tutte le catenelle, faccio 1, 2, 3. Chiudo. 1, 2, 3. E ricomincio a fare le maglie allungate. 4, 5, catenella, rientro. 1, 2, 3, 4, 5. Qui abbiamo 6 catenelle, facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Una catenella, rientro, 1, 2, 3, 4, 5. Qui adesso dobbiamo fare quello che abbiamo fatto qua. Quindi facciamo 1, 2, 3. Vado, prendo tutte le catenelle e faccio 1, 2, 3. Allora, qui sembra la lavorazione qui è più, come dire, più massiccia, più grossa. Invece, con il filato che ho usato io per fare lo scialle, questo viene molto sottile perché il filato è sottile. Però ho lavorato con l'uncinetto del numero 4, ok? Per ottenere un risultato ancora più morbido, anche perché io ho la mano stretta. Quindi, allora, 1, 2, 3 catenelle, vado qui dove abbiamo la catenella di separazione e faccio 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi salto le catenelle, le 6 catenelle, vado qui e faccio 1, 2, 3, 4, 5. Una catenella, rientro, 1, 2, 3. 4, 5, rientro, basta così, stavo dicendo rientro, così, ok? Quindi adesso dobbiamo, qui dovete ripetere, abbiamo fatto 6 catenelle, 9 catenelle, 11 catenelle, 9 catenelle e poi fate 3 catenelle, prendete tutte le catenelle insieme. Quindi la lavorazione è questa dello scialle. Adesso dovete andare avanti fino alla larghezza che desiderate. Io, per esempio, non lo faccio molto grande perché diciamo che io lo uso più come coprispalle oppure a me piace metterlo sotto il cappotto, un giaccone come scaldacollo. A me piace così. Quindi lo scialle molto grande a me non piace. Io non lo faccio tanto grande, quindi voi adesso andate avanti, allargate sempre, mi raccomando, qui abbiamo l'aumento, dopo due giri aumento, fate ancora due giri e aumento, due giri e aumento, ok? Ripeto, fino alla larghezza che desiderate, se volete uno scialle molto grande oppure diciamo come lo faccio io, che non lo faccio molto grande, ok? Quindi adesso
Andata avanti, poi ci ritroviamo alla chiusura, che facciamo tipo una chiusura, un bordino. Va bene? A dopo. Allora, io sono arrivata alla mia altezza. Ora, qui io non ho abbastanza spazio per. Allora, provo a prendere la misura, vediamo. Il mio è 65 centimetri alto, ok? Però con il mio filato, con il mio uncinetto e anche con la mia mano, perché ognuno, diciamo, ha la sua mano. Io, per esempio, ho una mano molto stretta, ecco perché ho scelto di lavorare con l'uncinetto del 4, anche perché questo filato è abbastanza sottile. Però per ottenere una, diciamo, risultato una lavorazione morbida, allora ho preferito lavorare con il numero 4. Allora io sono arrivata e adesso voglio chiudere il mio scialle, però non lo posso lasciare così. Allora facciamo adesso un'altra lavorazione, cambiamo. Allora, scusate un attimo, prendo il filo. Noi qui siamo arrivati dove dobbiamo fare l'aumento, ok? Quindi ho fatto le mie maglie allungate, una catenella, maglie allungate. Adesso invece di fare 6 catenelle, faccio 3 catenelle. 1, 2, 3. Rientro. E faccio 1, 2, 3, 4, 5 catenella, rientro 1, 2, 3, 4, 5 e adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi vado qui e lavoro le mie maglie allungate. Quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5. Una catenella, rientro 1, 2, 3, 4, 5. Qui invece di fare 6 catenelle, ne facciamo 3. 1, 2, 3 catenelle. E lavoriamo le maglie allungate. Scusate, prendo un po' di filo. 2. Allora, 1, 2, 3, 4, 5. Una catenella, rientro 1, 2, 3, 4, 5. Così. Adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi vado qui, salto le catenelle e faccio le maglie allungate. 2, 3, 4, 5. Una catenella, rientro 1, 2, 3, 4, 5. Vado veloce perché tanto il punto lo sapete. Allora, qui come ho detto, invece di fare 6 catenelle, ne facciamo 3. 1, 2, 3. Vado nel prossimo e faccio 1, 2, 3. 4, 5, una catenella, rientro 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, quindi adesso andiamo avanti così per tutto, diciamo, per tutta la lunghezza dello scialle, così per tutto il giro, ecco. Ok, quindi invece di fare 6 catenelle, ne facciamo 3. Anche qui, poi alla fine, quando dovete fare l'aumento, invece di fare 6 catenelle ne fate 3. Ok?
Allora, finito il giro, adesso giro il mio lavoro, ho fatto l'aumento, quindi 5 maglie allungate, una catenella, 5 maglie allungate, 3 catenelle, 5 maglie allungate, una catenella e 5 maglie allungate. Quindi adesso giro il lavoro, entro dentro la catenella di separazione, faccio una maglia bassissima, una catenella. E ricomincio a fare le 5 maglie allungate. 4, 5. Rientro. 1, 2, 3, 4, 5. Quindi adesso faccio 3 catenelle. 1, 2, 3. E vado qui nelle 3 catenelle che abbiamo fatto di separazione. Quindi faccio una maglia bassa. 1, 2, 3. Vado qui nel secondo gruppo delle maglie allungate, nella catenella di separazione e lavoro le 5 maglie alte allungate. 3, 4, 5. Una catenella, rientro. 1, 2, 3, 4, 5. Quindi faccio 2 catenelle. E qui dove abbiamo le catenelle entro, quindi questa volta non facciamo 3 catenelle ma ne facciamo 2, quindi vado qui dove abbiamo le 6 catenelle e faccio 2 maglie allungate, così 2 catenelle. Vado qui nel gruppo delle maglie allungate nella catenella di separazione, ecco una catenella. Rientro 1, 2, 3, 4, 5 e faccio 1, 2, 3 catenelle. Vado qui dove abbiamo fatto le 3 catenelle, una maglia bassa. 1, 2, 3. E facciamo le maglie allungate. 3, 4, 5. Una catenella, rientro 1, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle e riprendo le catenelle qui. Quindi vado dove abbiamo iniziato con le 6 catenelle, 1 e 2, così. 2 catenelle e così via. Quindi vado qui, faccio le mie maglie allungate, 3, 4, 5, 1. Una catenella, rientro 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 catenelle. Qui dove abbiamo le 3 catenelle facciamo una maglia bassa. Ancora 3 catenelle e ricominciamo e andiamo avanti così. Va bene? Quindi arriviamo fino alla fine con questa lavorazione. Finito il mio giro con le maglie allungate, una catenella, maglia allungata, 3 catenelle, una maglia bassa, qui nell'archetto di 3 catenelle, 3 catenelle, maglie allungate, catenella e maglie allungate. Adesso giro il lavoro. Con una maglia bassissima vado qui nell'archetto di una catenella e faccio una catenella, tiro su il punto e faccio le 5 maglie allungate, 3, 4, 5, una catenella, rientro 1, 2, 3, 4, 5. Adesso facciamo 1, 2, 3, 4 catenelle. Andiamo qui nel primo foro, facciamo una maglia bassa, una maglia bassa sulla maglia bassa e una maglia bassa qui nel foro. Quindi abbiamo fatto 3 maglie basse. 1, 2, 3, 4. Quindi vado qui
nel foro di una catenella e lavoro 5 maglie, 5 maglie allungate, 3, 4, 5, una catenella, rientro, 1, 2, 3, 4, 5. Quindi salto qui dove abbiamo chiuso e faccio le 5 maglie allungate qui nell'archetto di una catenella. 1, 2, 3, 4, 5. Una catenella, rientro, 1. Scusate un attimo che si è fatto un nodino. Vediamo se riesco a. Ok. Allora, dicevo, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 catenelle. Andiamo qui nel primo foro, facciamo una maglia bassa, una maglia bassa sulla maglia bassa e una maglia bassa nel prossimo foro. Così 1, 2, 3, 4 e andiamo avanti così in questa maniera. Quindi ora facciamo le 5 maglie allungate, 3, 4, 5, una catenella, rientro, 1, 2, 3, 4, 5. Quindi salto qui dove abbiamo fatto le maglie allungate, che abbiamo preso tutte le catenelle. Qui vado nel prossimo gruppetto. 1, 2, 3, 4, 5, una catenella, rientro. 1, 2, 3, 4, 5. Adesso 1, 2, 3, 4. Quindi vado qui nel primo foro, faccio una maglia bassa, una maglia bassa sulla maglia bassa, una maglia bassa nell'archetto seguente. Ok, quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Io sono arrivata alla fine del giro e ho già voltato il lavoro. Adesso facciamo 1, 2, 3 catenelle più 4. Quindi 3 catenelle sono la prima maglia alta più 4 catenelle, 2, 3 e 4. Allora andiamo qui nel primo foro, facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, una maglia alta al centro delle 3 maglie basse, 3 catenelle, una maglia bassa qui nel prossimo archetto, 1, 2, 3. Una maglia alta al centro dei due gruppi delle maglie allungate. 1, 2, 3. Una maglia bassa nell'archetto seguente. Quindi salto le maglie allungate e vado nel primo archetto. 1, 2, 3. Una maglia alta al centro delle 3 maglie basse. 1, 2, 3. Una maglia bassa qui nell'archetto. Nel primo archetto che troviamo dopo le maglie basse. 1, 2, 3. Una maglia alta al centro dei due gruppi delle maglie allungate. 1, 2, 3. E quindi adesso questo, come dicevo, è l'ultimo giro. Quindi andiamo avanti così e alla fine spezzate il filo. E questo è l'ultimo giro. Che finì, diciamo, finiamo lo scialle. Ok, adesso finiamo il giro e poi ci ritroviamo per fare le frange. Facciamo l'ultima lavorazione. Facciamo le frange. Quindi io misuro 30 centimetri. Ok, quindi prendo qui. Ora io non ho come fare, diciamo,
come farle, quindi le faccio col metro e faccio in questa maniera, così. Prendo una punta e l'altra punta, così. E poi quando ne faccio un bel po', taglio in questa maniera, così e così. Ora ne prendo 4 fili, così, e li piego in due. Io qui la punta ne ho messo già uno per vedere la lunghezza che dovevo fare. Ho messo qui nella punta. Quindi adesso vi faccio vedere. Ok, quindi ho messo qui nella punta. Dobbiamo metterle qui. Quindi entro. Tiro fuori i fili. Adesso con l'uncinetto faccio così. Visto? Quindi qui sono 3 e 1, 4. A chi piace può mettere le frange, altrimenti lascia, non mette niente. Faccio così. Apro. E poi quando metto tutta, anche se adesso è storta, e poi la taglio e la faccio dritta, così, in questa maniera. Quindi facciamo, se avete un qualcosa, un cartoncino per prendere la misura, meglio ancora. Io in questo momento non ho niente, quindi mi aiuto con il metro. Faccio così. Misuro 30 centimetri e poi faccio così. Impiego più tempo, però pazienza. In questo momento non ho un cartoncino a portata di mano. Ok, quindi adesso facciamo questa lavorazione e poi lo scialle è finito. Ok. Ok, questo lo metto via e poi piano piano mi faccio qua tutti i miei fili. Allora, qui è il bordo che abbiamo finito. Io l'ho finito così come nello schema, l'ho fatto come disegnato nello schema. Ok, spero che questo tutorial insomma vi è piaciuto, che è stato di vostro gradimento, e spero che anche voi desiderate realizzare questo scialle. A me piace molto, piace anche molto questo filato con queste sfumature, con questi colori, è veramente molto bello, ed è anche molto caldo, è leggero ma caldo, tiene veramente molto caldo. Ok. Niente, allora vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Ciao.